Se tu fai un errore, non lo prendi direttamente la bambina. Questo non è un errore. La mia figlia ci sta in condizione grave con i piedi, mi sento sempre male perché rimane un dolore questo. E all'improvviso sono sentito un sparo direttamente, la bambina ha iniziato subito a piangere, ha chiamato l'ambulanza. Tanto il primo giorno quando l'ho operata, quando era in area rosa. Cioè, siamo delle persone tranquille, siamo cresciuti là. E mai avuto problemi di questo genere? Sono andato insomma a trovare il papà e la famiglia perché mi sembrava non solo doveroso ma proprio umanamente giusto e corretto. Sono contento che adesso sia chiarito tutto anche per loro, che così magari nonostante la preoccupazione per la bambina almeno adesso sanno come sono andate le cose e probabilmente questo un minimo di serenità. Quindi ringraziamo pure le forze dell'ordine e la magistratura che hanno lavorato veramente bene. Poi in Consiglio Comunale chiederemo che il Comune di Roma si costituisca parte civile, perché è importante dare tutti insieme un messaggio di solidarietà e ricordare a tutti che Roma è una città che accoglie, una città che integra, è una città solidale. Sono sentito che l'hanno preso, già lo hanno arrestato, non lo so se... Lui dice che perché ha sparato per errore, può darsi che pure ha sparato perché l'ha fatto apposta. Se tu fai un errore, non lo prendi direttamente la bambina. Questo non è un errore. Perché non è venuto da ospedale e ho detto, oh fratello, mi dispiace, non volevo farlo apposta. Io capisci. Parlerò con lui e dicevo, vediamo noi come fanno. Poteva venire a dire, io l'ho fatto, non l'ho fatto apposta, l'ho fatto come un sbaglio, ho riprovato. E lui non ha fatto queste cose. Finché la polizia non ha fatto le sue indagini, l'hanno preso loro. Vuol dire che questa non è che l'ha fatto per sbaglio, l'ha fatta apposta. Lui pagherà per quello che ha fatto, speriamo, perché non è una bella cosa quello che ha fatto, spara una bambina di un anno.